Partecipiamo anche al progetto Nati per Leggere, facciamo diverse letture, anche ad esempio a Natale abbiamo fatto proposte ai bambini delle letture per Nati per Leggere, le letture sui lupi, quindi abbiamo raccolto tutti i libri che avevamo dedicati al lupo e abbiamo fatto queste letture, sono rimasti molto contenti, anzi ci chiedono i libri sui lupi. Poi per gli altri laboratori creiamo tanti laboratori creativi, comunque legati con materiali di riciclo, la carta, facciamo tante cose anche in occasione delle festività. E facendo tutte queste cose si riesca a portare i bambini qui in biblioteca senza l'imposizione e quindi loro vedono a scaffale tutti i libri, li guardano, li prendono, li toccano proprio con mano e molto spesso poi li vogliono prendere in prestito e fanno venire anche i genitori, quindi è una cosa importante. I laboratori ci aiutano a portarli in biblioteca in modo che la riescano a conoscere. E così vale naturalmente per le letture, perché una volta fatte le letture, anche quando avviene con le classi, lascio i bambini proprio girare nel loro spazio per toccare con mano i libri. E quindi se ne innamorano. Non La so te lettura è se... importante, sì, indubbiamente la lettura è importante perché apre la mente. Non sembra magari lì per lì, ma in effetti chi legge ha una marcia in più, secondo me. E anche nei bambini si vede quelli che leggono proprio sistematicamente hanno una marcia in più, secondo me. Ci sono tantissimi libri, oggi l'editoria fornisce una grande quantità di libri per tutte le età, veramente adesso c'è l'imbarazzo della scelta, però anche un fumetto ben fatto può essere utile, noi non prendiamo proprio i fumetti, però dei libri che comunque sono in formato fumetto, anzi proprio in occasione degli ultimi acquisti abbiamo acquistato dei libri in forma di fumetto, ecco. Sì, quindi ben vengano anche quelli se è un modo per Incentivarli. incentivarli. E poi comunque sempre una lettura, eh.